asparagi gratinati e risotto con gli asparagi verdi, due varianti per due germogli, detti anche turioni, che sono tipici appunto della nostra primavera. Verdi e bianchi perché? Perché in base appunto alla presenza o all'assenza del sole, il risultato appunto è il loro colore. Quindi per oggi ci occorrono due mazzetti di asparagi verdi, quindi con la luce del sole, mentre quelli bianchi vengono totalmente interrati. Ciao Cristiano! Allora, tre cose mi occorrono oggi. Sì, Montasio fresco, sì. Taleggio e sì. Uno stravecchio. Stravecchio cosa posso darti? Ho un Carlo Magno? Sì. Oppure ho un Capriccio Nero, affinato all'aceto balsamico? No, dammi un Carlo Magno. Anche lì mi dai circa 2,5 etti, come perfetto. Il Montasio, e per il Taleggio mi dai 2 etti. Benissimo. Ecco qua Ilenia. Perfetto, grazie. Il Carlo Magno. Grazie. E il Taleggio. Per il nostro risotto con gli asparagi verdi. Buonissimo. Grazie mille, buona giornata. Ciao. Ci manca solamente il riso carnaroli. Anche lì si può utilizzare anche per dire un originario, dopo dipende dai propri gusti. Però noi scegliamo il classico carnaroli. Andiamo a cucinare. Amiche e amici, Golden Chef, due chiacchiere in cucina, ancora con voi, nelle vostre case o dovunque vi troviate in questo momento. Buongiorno e grazie per accoglierci nelle vostre cucine. E lo fate sempre con una leggerezza, con una carineria che oggi volevamo praticamente ricambiare, dimostrandovi che a due chiacchiere in cucina non siamo sempre così, diciamo, farfallini. Sciocchini. Ma, esatto, con leggerezza vi daremo la possibilità di andare a scoprire tutto un mondo abbastanza sommerso fino a poco tempo fa, ma grazie. Di parte. Esatto, grazie al nostro ospite che sta per arrivare andremo a vedere insomma che ha avuto un'evoluzione. Si parla di genitori separati, di situazioni molto delicate per i bimbi perché c'è una sorta di sindrome di insomma vabbè, adesso arriva Amedeo Gagliardi. Amedeo, vieni, spiegaci, ti prego. Ben arrivato. Ma che piacere. Mio vecchio amico Amedeo Gagliardi. Ma che piacere. È eccolo qua. 1918 come carino. A me l'altro giorno. Allora, ciao a tutti. Velocissimamente, qual è questa sindrome di cui molti bimbi allora soffrono? Già chiamarla sindrome ci tiriamo addosso. Ti do questi 5 secondi perché poi diciamo che è un come sicuramente si chiama? Allora originariamente si chiamava PAS, cioè Parental Alienation Syndrome, quindi era corretto, okay. il gergo sindrome. In realtà poi un po' per andare incontro ai negazionisti che non vogliono riconoscerla, un po' perché di fatto è un'alienazione, quindi è un distacco psicoaffettivo e anche formativo nei confronti dei minori, si è voluto togliere l'acronimo della PAS, quindi si parla solo di alienazione parentale. Okay. Insomma, di questo parleremo e non solo, perché grazie ad Amedeo naturalmente andremo a cucinare, mentre cuciniamo toccheremo, piacere. Io sono sicura, Ilenia, tu lo sai, i cuori di tante amiche e amici che vivono questa situazione. Adesso andiamo in pubblicità, tra poco. Oh, eccoci qua, siamo ritornati naturalmente con la possibilità di partire immediatamente con una ricetta splendida. Tu avevi detto rapida. Ecco, rapida, e insomma tu sai che a me piacciono queste cose qua. Immediato. Quindi gentilmente Amedeo, se sì, segui sì. la nostra Ilenia. Con piacere. Grazie. Vado. Tu sai che io amo cucinare, quindi. Io a mangiare invece sono bravissima. Asparagi gratinati. Per prepararla organizzatevi con un mazzo di asparagi bianchi, un uovo, 250 g di
di formaggio Montasio fresco, 150 g di Montasio stravecchio grattato, 300 ml di latte, 30 g di farina 00, 30 g di burro e sale. Pronti quindi per preparare alla maniera di Lenia Bazzacco gli asparagi gratinati. Diciamo che la semplicità sta di casa in queste ricette. Proprio nelle ricette più semplici bisogna fare attenzione soprattutto alla materia prima. È vero. Quindi è vero. La qualità del Montasio, la qualità appunto del formaggio stravecchio. Ma noi grazie a Mazzino abbiamo problemi. Noi non abbiamo problemi. Che belli quegli asparagioni. Esatto. Allora adesso io... È stagione. È il massimo della stagionalità. Tutte le erbe spontanee anche del campo. Dei germogli. Questo addirittura... I carletti, i bruscandoli. Abbiamo fatto una frittata, un rotolo di frittata. Allora, naturalmente cotti a vapore, sì. Vengono sempre comunque tolte la parte più legnosa nella certo. parte finale, poi pelati semplicemente con un pelapatate esatto. dai filamenti esterni. Facile, esatto. Io chiedo a te un lavoro certo. semplicissimo di andarmi a grattare appunto il formaggio stravecchio. Ma che bello, pensa che quando ero bambino era il lavoro che mi faceva fare noi la nonna. Noi lo diciamo sempre. Tutti. La nonna proprio era la cosa che più... È vero no, Ilenia? Gratta cioè, il formaggio, esatto. prepara la tavola, nel senso che diceva aspetta perché lui in realtà sì, è arrivato qui a Padova, ma tu di che origine? Io sono salernitano, sei salernitano. Di nascita, e poi a Salerno sai la pasta, sì. i sughi, le cotturati, come si suole dire. Sono una cosa particolare. Scusate, pippettiati ma vuol dire otto ore a fuoco lento. E a pippare, la nonna giusto, si sono pippettare. Esatto. È vero. Il baccalà deve esatto. pippare lentamente, il sugo coperto da uno strato di olio che fa da coperchio sopra. Vedi che sa? È il marito napoletano. Sembra quasi una cuoca. No, ma io ho influenze napoletane con che il marito, bello. Quindi. Allora sei messa bene. Vedi, allora a cubetti formaggio fresco sì. invece, mentre viene grattugiato il Montasio, quello lì stravecchio. Esatto. E poi praticamente la cosa è molto semplice perché appunto con una besciamella che io ho già fatto sì. e che avendola fatta in anticipo per non far creare la classica patina, la pellicola sopra, sì. basta mettere della pellicola alimentare a contatto. E quindi non si forma quel non liquido. Non si forma, se anche possiamo farlo anche se è calda, perché se noi invece mettiamo la pellicola sopra così fa condensa, cadono le goccioline. Certamente. Se sì. noi la facciamo a contatto rimane bella cosa asciutta. Fa? Cambia il sapore perché si annacqua allora, un po', giusto? Si annacqua sicuramente, ma poi se dobbiamo conservarla si carica di carica batterica e quindi va male molto prima. Capisci le cariche batteriche, Amedeo. Tu sai che con Amedeo ci conosciamo veramente da secoli? Sì. Perché posso anche... dire anche di averla sdoganata dalla radio, no? Sì. Cioè... Ho fatto fare la prima serata live. Dai, pensate. Davvero? Sì, sì, sì. No, vabbè, in a un radio locale Londra. Si chiamava Radio Londra. Non so neanche se esiste ancora, Amedeo. Non lo so, sono un po' fuori da quel mondo ecco. ormai da anni. Quindi esatto, e praticamente mi piacerebbe il che lo fosse, sì. sabato sera c'era questa serata di dance italiana. Ed era e questa canzoni, l'idea. Poi sì, c'ero esatto. io che cantavo prima e poi... Era una bella. Si passava era un bel attraverso format. I tavoli, si facevano cantare sì, le, sì. le persone era che erano presenti. Per esatto. Non è una bomba? No, assolutamente, il nostro forno. Allora, mescoliamo questa bechamel che è sì. stata precedentemente. È sufficiente, non te l'ho neanche chiesto. Un altro pochino. Pensa come se sì, tu sì, volessi sì. mangiare. Questa è una delle vendette femminili, no? Quello no, di fare... ma giustamente lei dice, scusami, tu Amedeo, quanto ne vorresti di Montasio? Vado, non ho idea quanto dai, gliene serva, quindi io tanto. No, nel senso, tu, certo. se tu dovessi mangiare la mia una leggera... quantità industriali. Allora io ragiono con la mia gola. Certo. Assolutamente. Allora, poi... Ho tenuto in frigo naturalmente il mio ovetto perché sì? all'interno della besciamella ci vado a mettere anche un uovo perché poi fa la gratinatura bella spessa. Quindi tu gentilmente mi passi una frustina. Una piccola? Anche così va benissimo. Questa qui va bene? Sì, sì, sì. Ok, sì. Allora, ok. E poi se volete chiacchierare io ci sono. Benissimo, perché come avete visto abbiamo voluto intitolare la trasmissione di oggi, la puntata di oggi, Due chiacchiere in cucina mamma non vuole, sì. perché è legato al discorso parentale di cui avevamo dato un accenno prima. Mamma non vuole è un racconto autobiografico di questo cortometraggio che ho inteso fare, producendolo, scrivendolo, interpretandolo mm-hmm. e avvalendomi di un cast stellare. Questo è vero. Metraggio perché possiamo dirlo. Ma dobbiamo dirlo. C'è un signore che si chiama Giancarlo Giannini che sì, voglio esatto. dire è in assoluto
senza ombra di smentita, il più grande attore italiano vivente. Assolutamente sì. E quello che ha fatto, insomma, non serve che lo dica io. Che ha accolto, tra l'altro, a braccia aperte. A braccia aperte. Che è anche l'argomento importante di questo cortometraggio. Assolutamente che, sì. Che tu hai presentato in più situazioni. Sì. Hai avuto un sacco di riconoscimenti, premi. L'hai presentato alla Camera dei Deputati. Sì. Perché parallelamente Amedeo Gagliardi ha voluto anche presentare una proposta di legge che andasse a tutelare i papà che venivano e le mamme, perché io non ne faccio una questione di genere, ma una lotta di civiltà, perché esatto. È vero che se guardiamo in termini percentuali i padri sono quelli che soccombono di più, certo. Però è un problema anche al femminile. Sì. La declinazione anche al femminile, perché se poi ne fai una questione di genere, basta così? Se ne fai una questione di genere, poi certo, no, ma non è non neanche giusto, perché i bambini storie... sono di entrambi. Esatto. E io sono assolutamente per la bigenitorialità, perché i figli crescono sempre con due genitori. Sì, però come giustamente insomma avevi fatto notare, sono molti giudici che diciamo danno precedenza alla madre. È una mother oriented culturale, ecco, che deve essere... Che pian piano andrà... Sai, perché si dice che, come nel mio caso, è successo che i padri non siano in grado di accudire... Esatto. Io sono la testimonianza contraria. Contraria, sto perché a te è una bambina affidata... da sola. Quanto ha tua figlia? Mia figlia ha 4 anni e mezzo, ne fa 5 sì. A luglio e me la sto crescendo da che è nata. Innamorata del papà, cioè, tra l'altro lo so sì. Perché insomma, sì. Per interposta persona mio marito ha conosciuto, esatto, tua figlia sì. E devo dire che mi ha detto sì, che sì, è una bimba spettacolare. Allora, andiamo a Strato. Poi, eh? Tra l'altro è anche nel film. Quindi. Ah, interpreta sì. Anche sì, sì. Se stessa. Interpreta nel se stessa, film. Sì. Base di besciamella mescolata con l'uovo intero, asparagi ben asciutti e poi lo strato appunto di Montasio, perfetto. In questo caso fresco. Adesso andiamo a mettere un'altra, diciamo, un altro strato di besciamel e poi ricopriamo appunto o con delle altre fettine, perché appunto ci sembra un po' magretto come piatto. Capisci perché ti ha detto no, ma grattugia? Siccome, beh, io sono quella qua, l'olio di gomito. Se hai bisogno, ha detto Amedeo, che volentieri grattugia. Tu prepari sera, per tua figlia, cucini sempre, per tua figlia? Sempre, ed è uno spettacolo. Bellissimo. E poi una, ormai stando con me, sai, ha fatto il palato fino. Allora, noi vorremmo farvi vedere anche cose particolari. Beh, ma insomma, mi pare anche giusto. Esigente. Abbiamo parlato tanto di Mamma non vuole, di sì. Questo corto di 23 minuti che penso si possa vedere, dove anche su YouTube l'hai lanciato. YouTube, già online? No, su YouTube si vede soltanto il trailer. Il trailer. Chi lo volesse acquistare lo può trovare a un prezzo perché ridicolo, dà un contributo su iTunes, ovviamente alla su causa. Google Play, su Amazon, esatto. Anche su YouTube stesso. Benissimo, e quindi attenzione perché questo è il trailer di Mamma non vuole, scritto e ideato dal nostro Amedeo Gagliardi con... Anche musicato, cioè musicato da, esatto, Andrea Vantini, cantato, è scritto le parole, cantato da me. Per quanto concerne della musica che sentirete in sottofondo, sì, che fa da guardatelo con attenzione. Caso. Visto? 5 minuti prima. Guarda che sei in ritardo di 55 minuti. Devi riportare Leonardo alle 4, non alle 5. Vieni, aspettami dentro, ok? Ci vediamo sabato, amore. Avevi detto le 5. Tu capisci sempre male. Cresci una buona volta. Ma sì, sono io che capisco male. Sì. Non mi umiliare davanti a mio figlio. Non vuoi che ti rompa i coglioni? Vedi di darmi quello che ancora mi devi, ok? Ma sì? Ancora? Dopo la casa, i soldi in banca e 1200 euro al mese ancora voglio. Dimmi cos'altro vuoi. Hai un problema tu, Alessandro. Non mi interessa. Ah sì? È un problema mio? Ancora? È un problema mio. Fermi tutti! Il tuo marito e tuo figlio. Dai, che se ne accorgi. La casa, i soldi in banca e 1200 euro al mese ancora vuoi di roba. Leonardo. Leonardo. Leonardo, ora il dottor Ravezzi ti farà alcune semplici domande. Potrai rispondere solo se vorrai, va bene? Allora, mi stavi parlando di tuo padre. Ormai sono passati diversi mesi. Come mai non vuoi più vederlo? Come mai, signora?
Oh, io vorrei farglielo vedere, ma è lui che non vuole. Vero, Leonardo? Leonardo, come mai non vuoi più vedere tuo padre? È un cretino, è un idiota e non ci passa gli alimenti. È la mamma che fa tanti sacrifici. E per fortuna c'è zio Giorgio. Perché è un cretino ed è un violento. Sì. Pensa che non ci passa neanche gli alimenti. Devo pagare tutto io facendo un sacco di sacrifici. Meno male che c'è Giorgio a darci una mano. Leonardo ha tutti i sintomi di quella che viene chiamata alienazione genitoriale. Alienazione genitoriale? Non capisco, dottore, cosa sarebbe? Beh, uno dei due genitori viene definito alienato perché è vittima delle denigrazioni da parte dell'altro genitore che compie sul figlio una sorta di lavaggio del cervello, che può essere volontario o involontario. Merita sicuramente un applauso, è un corto che ha avuto in questo trailer una bella, un bel riassunto, non so che ne pensi tu, Ilenia. È toccante perché ci sono tante storie anche vicine, non servono proprio così lontane, ma è una cosa, è una violenza nei confronti dei bambini. È una vera e propria violenza, una barbarie, una barbarie nei confronti dei bambini. Anche perché come crescono poi come adulti? Sì. E la cosa carina che però potreste fare voi è che se vi scaricate il video, questo corto di 23 minuti, date il vostro contributo o al genitore mamma o al genitore papà di poter essere ascoltato e di esistere, perché altrimenti scomparite, perché poi tu, parlando dei papà, dicevi giustamente, i papà vengono trasformati in bancomat, giusto? E tante volte sono ridotti tra i poveri, i nuovi poveri. Guarda, la Caritas è piena di genitori alla canna del gas che, pur lavorando, magari anche mestieri normali, impiegati e quant'altro, fanno la coda per un pasto, dormono in macchina. Però insomma devo dire che è molto bello. Poi c'è una canzone bellissima che tu canti. Che io sarò sempre il tuo papà. Che è diventato un master. Io sono sempre il tuo papà. Separati. E hai sentito Bocelli? Perché so che Bocelli è molto attivo. Aveva fatto è molto attivo Andrea Bocelli su questa iniziativa. Insomma, devo dire che noi di Due Chiacchiere in Cucina volevamo farvi vedere che insomma siamo simpatiche e carine, ma siamo anche leggere presenti. Leggere ma profonde. Grazie, siamo veramente presenti. Invece adesso, attenzione, 180 gradi fino a gratinatura. Semplice. Attenzione, perché adesso c'è il momento. Quanto? 180 gradi, naturalmente forno statico, ventilato. Fino a gratinatura si fino va a Sì, ma perché comunque gli asparagi sono cotti. Quando il formaggio fonde e si crea questa bellissima crosticina e sentirete il profumo e sarà arrivato il momento di mangiare. E sarà buonissimo. Adesso invece Carlo Giolo, il dottor Carlo Giolo, per tutti gli appassionati della dieta dei mestieri, educazione alimentare. Avete presente la dieta dei mestieri? Stiamo spopolando, cari Golden Chef, e c'è questo tantan, questo passaparola che ogni volta ci dà anche la soddisfazione di dare di volta in volta il benvenuto o al dottor Carlo Giolo, come in questo caso, o alla nostra oramai famosa e amata autrice Eleonora Buratti. Allora, parlando di mestieri, nella dieta dei mestieri c'è anche un mestiere che sta molto a cuore, perché è quello della commessa. La vita della commessa, Carlo, non è facile, in piedi tutto il giorno. Allora, in piedi tutto il giorno, in particolare, sta sempre anche in un ambiente chiuso e quindi poco esposto al sole. E c'è una forte correlazione tra il melanoma maligno, tumore della pelle, e carenza di vitamina D. Allora, la commessa, non solo la commessa,
sta molte ore in un ambiente comunque e con luce artificiale, un ambiente chiuso, dove è un aspetto organizzativo. Bisogna cercare di assumere vitamina D esponendosi anche 15-20 minuti al sole, ma con una maggiore frequenza, non solo le 2 settimane estive di ferie, di vacanza, ma anche nella pausa pranzo. Mangiare adeguatamente, ma esporsi anche al sole. C'è questa forte carenza di vitamina D. Come possiamo cercare di sopperire questa carenza? Uno, attraverso il sole, due, attraverso alcuni alimenti di tipo animale, derivazione animale, quindi il torlo d'uovo, alcuni tipi di pesce, oppure vegetale, ci sono in particolare i funghi. Quindi i funghi, un consiglio di funghi champignoni in particolare, si possono esporre alcune ore al sole prima di mangiarli, si lavano, si espongono al sole per un po' di ore, il sole fa aumentare la vitamina D all'interno del fungo, poi si lascia all'ombra un'altra mezz'oretta e poi si tagliano a fettine e si mettono in insalate. Questo fa aumentare la presenza di vitamina D nel fungo champignon. Ah, interessante però sì, questa cosa. A parte che insomma, il fungo champignon è facile anche da reperire, voglio dire. Quindi anche molto facile per la commessa inserirlo nell'insalatona del pranzo. Per dire, come caricato dal sole. Viene caricato dal sole, sì. E ne aumenta la vitamina D, quindi la presenza, è l'unico vegetale. Ecco. E poi attenzione anche a evitare alcuni additivi alimentari che distruggono la vitamina D. Ad esempio c'è un antiossidante sintetico, l'E320, impronunciabile. Questo E320 che si trova nelle zuppe pronte, nelle margarine, e alcune gomme da masticare. Ecco, che tante volte proprio pare provoca la commessa, non ho molto tempo per la pausa pranzo e anche lì con le zuppe state molto attente, insomma bisogna evitare anche questi additivi. Ecco, insomma, come al solito sei stato puntuale anche oggi. Io vi invito ogni volta ad andare sulla pagina Facebook della Dieta dei Mestieri, perché oggi abbiamo parlato delle commesse, però insomma i mestieri sono veramente tantissimi. Ti auguro intanto buon lavoro, Carlo. Grazie. Giolo, la nostra Ilenia ci aspetta. Alla prossima! Io so che mi ripeterò, ma qui ogni volta che escono questi gratinati dal forno io ho le papille gustative che pim! Questa partono. È una monoporzione, tra l'altro. Chi la mangia? Faremo, io. Ce la giochiamo non a dadi. Posso. E neanche Medeo può. Perché? Sto già piangendo. Vedi? Vabbè, allora senti. Già solo per averlo grattato. Questi meravigliosi asparagi gratinati bianchi. Possiamo farli anche con la versione verde. Ah. E sai come possiamo fare anche una gratinatura di questo genere con il radicchio di Verona? Ah, il ragione. Leggermente appunto appassito in padella e poi gratinato con lo stesso assolutamente sistema. Anche perché poi questo è un radicchio veramente eccezionale. Abbinamento con il vino, sta arrivando il sommelier, quindi e noi ce ne andiamo. Ok, capito, via. Ilenia, buongiorno. Vito, buongiorno. Tutto bene? Molto bene, grazie. Benissimo. Un profumino incredibile. Ma cos'hai gratinato? Gli asparagi. Ah, oh, meraviglia bianchi, delle meraviglie. Buonissimi, con un formaggio poi. Ho sentito l'aroma. Magnifico. E tu? Allora, il problema si pone nel senso che il piatto ha una aromaticità molto spiccata e anche una persistenza gusto-olfattiva importante. Sì. Allora, abbiamo bisogno di un vino che abbia una lunghezza gustativa importante, e allora sono andato in Friuli, vintage Tunnina di Yerman, fatto con 5 vitigni, Chardonnay, Malvasia, Ribolla, Piccolit e Sauvignon Blanc. Quindi vitigni semi-aromatici, ma anche aromatici, che regalano al vino una particolare intensità. Guarda intanto il colore, benissimo, bello giallo carico. Mettiamoci subito il naso sopra. Si sente il profumo. Wow, eh? Qui siamo in una zona particolare tra i colli orientali e il Coglio. Il terreno un po' particolare regala grande mineralità al vino, che poi ci ritroviamo anche dal punto di vista gustativo. Proviamo subito a sorseggiarlo. Che poesia. Freschezza. Sapidità, ma lunghezza. E questo è importante perché è un piatto che ha una persistenza gusto-olfattiva così importante, con la gratinatura, mi richiede una lunghezza, ma mi richiede anche morbidezza nel vino, perché il formaggio, sai che poi ha anche sapidità quando viene gratinato, e la sapidità nel piatto mi richiede nel vino morbidezza, data un po' dall'alcol,
ma anche dalla glicerina. E poi ha un invito al riassaggio. Guarda, secondo me sicuramente. Temperatura velocissimo di servizio? 10-12 gradi. Capito? A tra poco. Cin. A noi. Abbiamo due importanti motivi per attirare tutta l'attenzione dei Golden Chef che seguono Due Chiacchiere in Cucina. Il primo è che abbiamo uno dei nostri più importanti sponsor, e si parla del Consorzio Tutela Radicchio di Verona IGP, e il secondo è che abbiamo la giovanissima presidente, Cristiana Furiani. Presidente Cristiana dal 2011, cioè 2011. Già sei giovane adesso, quindi significa che eri una ragazzina quando ti hanno eletta presidente del consorzio. Buongiorno. Ciao. Ciao. Ben arrivata. Non esattamente una ragazzina. Grazie, però grazie, accetto volentieri il complimento. Tu non sai la fierezza della nostra Ilenia Bazzacco nel preparare piatti dolci, salati con questo radicchio che ha delle peculiarità straordinarie. Tra queste, per esempio, la quantità di vitamina C rispetto magari ad altri gruppi della famiglia del radicchio, giusto? Esatto. Di quanta percentuale vitamina C, per esempio? Ma allora, abbiamo una percentuale abbastanza elevata. Ora, a seconda del prodotto... cambia, certo. Diciamo che il radicchio di Verona è quello che percentualmente ne ha un po' di più. Dirti la percentuale precisa? No, ma la quantità intendevo. La quantità, certo, rispetto agli altri radicchi, ma insomma comunque addirittura sembra da una ricerca che ci sia la stessa quantità di vitamina C che c'è in un arancio, certo. In un radicchio di Verona, sì. E quindi di un ortaggio che fa benissimo anche ai bambini, poi magari preparato, certo. In un certo modo, sicuramente. Tu hai due figlie, tra l'altro. Io ho due figlie, che sì. Mangeranno che mangiano radicchio, certo, sono state abituate a vedere i radicchi. Il minimo. Certo. Una storia molto bella, molto lunga di questo radicchio che ha una caratteristica anche fisica, è un po' ovale, sembra un ovetto di Pasqua. Certo. Ecco. Infatti è quello che lo distingue dagli altri radicchi, infatti la forma soprattutto è la principale caratteristica, forma ad ovale allungato con questa costa bianca particolare che lo distingue, insomma, diversa dal Treviso, diversa dagli altri radicchi. Che è anche molto croccante. La croccantezza soprattutto è uno... Esatto, e poi questo gusto amabile, diciamo, un gusto molto particolare, soprattutto sul tardivo, dopo il ghiaccio, è un prodotto... oserei dire abbastanza dolce, ecco. Non è più amarognolo come magari il precoce. Esatto, e invece tornando a parlare appunto delle caratteristiche di questo che è l'oro rosso del basso veronese, della bassa, com'è che si dice? Com'è la bassa veronese, delle basse, sì, la bassa, esatto. Sì. Ed è un ortaggio che ha una storia che parte da molto lontano, fine certo. Del Settecento? Fine Settecento, sì. Se diciamo, allora, la bassa è una zona ricca di nebbie, abbiamo proprio inverni torridi, inverni freddi ed estate calde, quindi diciamo tra tutti i difetti che può avere la bassa, questi inverni così freddi ci danno un prodotto particolare, quindi nasce per il tipo di terreno, il tipo di clima e il tipo di acqua che abbiamo, quindi già dal Settecento si coltivava il radicchio di Verona IGP nelle nostre zone, il radicchio di Verona, insomma poi l'IGP l'ha ottenuto nel 2008, certamente. È stato riconosciuto proprio questo terreno per queste caratteristiche, gli è stata data l'identificazione geografica protetta. Quindi è stato un bel viaggio attraverso gli anni, attraverso i secoli, certo. Ovviamente, ma già all'epoca comunque c'era una tecnica che permetteva, che faceva sì che questo radicchio che non nasceva così magari in origine venisse imbiancato, sbiancato, qual è il termine? Ma la tecnica che usavano già dall'inizio, diciamo dalla fine del Settecento fino all'inizio del Novecento, era quella di raccogliere il prodotto, metterlo in campagna, coprirlo di fieno, di paglia, insomma di quello anche di terriccio, certo. E lasciato per circa 20 giorni rigermogliava, marciva tutta la parte esterna e rigermogliava, quindi diciamo effettivamente si chiamava germoglio, il prodotto dell'epoca era il germoglio, un prodotto dolcissimo, ancora ora si può trovare in commercio, insomma si trova ancora però con quantità limitatissime e prezzi molto elevati. Certo. Però, ecco, da lì è nato poi il prodotto che commercializziamo adesso, che ha la stessa caratteristica, non avviene più in campo, alcuni agricoltori lo fanno, ma veramente piccole quantità, avviene nelle celle frigorifere, viene raccolto. Io ti devo interrompere perché purtroppo c'è Ilenia che ci sta aspettando, Cristiana, ma io so che tornerai. Okay. E quindi cari Golden Chef, mi raccomando, Cristiana Furiani, grazie, e adesso Ilenia Bazzacco.
si ritorna a cucinare qui a Due Chiacchiere in Cucina con Amedeo Gagliardi, il nostro ospite di oggi, la nostra Masterchef Ilenia Bazzacco e la nostra Cristina Dori. Grazie, troppo carini. Allora, seconda ricetta, perché io vorrei parlare ancora con te, quindi certo, voglio assolutamente, chi ha tempo, non aspetti tempo, spostati, andare subito con la seconda ricetta di quest'oggi, il risotto con gli asparagi verdi, buonissimo, buonissimo, buonissimo. Prendete due mazzi di asparagi verdi, brodo vegetale, un cucchiaio d'olio extravergine di oliva, 320 g di riso Carnaroli, parmigiano reggiano grattugiato, 200 g di taleggio, sale e pepe. Pronti allora ad andare con il risotto con gli asparagi verdi? Molto bene. Amedeo, si chiama tua figlia di 4 anni? Elisabetta. Elisabetta, che salutiamo. Ciao Elisabetta, che sicuramente ciao, starà carina, guardando la puntata con papà. Sì. Ecco qua. Allora, tagliamo le punte. Lei è molto vanesia, eh? Si rivede in continuazione. Ma non è che sia vanesia, è figlia di un artista, certo, può non essere così anche lei un po' sopra, certo, le righe? Certo, assolutamente. Ti sì. Ti pare? Assolutamente. Ma tu non riesci però a contenerla, di la verità. No, devo dire di no, e questo non so se mi fa piacere o meno, perché devo dire che ha un bel caratterino e questo tutto sommato, sì, la favorirà nella, sì, vita, perché meglio audace che... No? Meglio, certo, con un buon carattere, sì, che troppo, sì, mite. Assolutamente sì. Che buon carattere non vuol dire cattivo, no, carattere. No, ma ci mancherebbe. Allora, filo d'olio. Sì, un filo d'olio, andiamo buono, a tostare il nostro, sì, sempre. Andiamo a tostare leggermente il riso. Questa volta appunto andiamo anche a tostarlo, sì, con un filo di olio. Adesso io farò una quantità naturalmente irrisoria, esatto, diciamo un chilo. Ha fame la bambina. No, è che lei giustamente con due figli diciannovenni, certo, due gemelli diciannovenni. Ma poi qua la truppa è abbastanza ma numerosa. Ma capisci? Quello. Non vedo l'ora. Certo. Allora, la tostatura naturalmente, sì, intanto basta così, sai? Sì, sì, sì. Perfetto. Anche qui filo d'olio, sempre comunque, sì, buono. Certo. Eccolo qua. E andiamo a versare appunto le rondelle dei gambi degli asparagi. Che il nostro Amedeo ha tagliato benissimo. Perfetto. E ha parlato anche mentre tagliava. Capisci che... Però un artista, capito che per un artista è molto più facile, soprattutto uno che ha fatto anche teatro, che ha recitato, riesce... E anche il cuoco. Hai fatto anche questo. Sì, ho avuto anche dei ristoranti, sì, ho fatto... Ma tu lo sai che per un soffio non entrava, nella orchestra di Renzo Arbore anni ma fa. Ma va? Sì, sì, sì. Parliamo di questi treni un attimo. Ma guarda, quello è forse l'unico treno che ho perso, perché quando stava iniziando a organizzare l'orchestra italiana, uh-huh, ci conoscemmo in vacanza a Positano, lui stava con la Veniera all'epoca, sì, si era lasciato con la Melato, con Anna, Anna Melato, Mariangela Melato, Mariangela, scusa, Anna, la Mariangela sorella, e fu quell'estate dove io feci una conoscenza ravvicinata con Totò. Dai, tu hai fatto fosse... in tempo a conoscerlo? No, 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 io avevo 2 anni quando è morto. È una conoscenza, poi te ne parlerò in privato. No, pensavo da poi bimbo. Sono amico di famiglia, insomma, ah, sono ecco, diventato... Sì. Li ho anche intervistate, la figlia... La figlia simpatica, da matti. E in quell'estate lì, insomma, sono successe cose molto, molto belle. Io ero molto giovane e mi parlò di questa iniziativa che stava andando a programmare. Mm-hmm. Io non... da stupido, non diedi molto credito, perché all'epoca... facevo un lavoro che mi dava molto reddito e lui mi proponeva, guarda, forse al massimo farei una serata. Ti davano il gettone di presenza, come si diceva all'epoca. Guarda, molto allettante. Ne sappiamo ma qualcosa, non... vero Ilenia? Molto allettante, ma non... E di fatto poi, insomma, andò. Mi pento amaramente. Vabbè, poi ma insomma, voglio dire, poi hai fatto mille altre cose. Ho fatto mille altre cose, insomma, molto belle. Scusa solo un secondo, Amedeo. Tu adesso stai facendo rosolare? Sì, allora sì. Se posso farti vedere anche un po' di arte, vedi? Che così capisci che insomma qualcosina ne capisci. Ok. Bravissimo. Allora io metterei anche queste che così intanto sì, si smuovono un pochettino. Contrariamente alle tue indicazioni mi sono permesso di fare un mezzo... Capisci perché due cuochi in cucina fanno due galli cose. Ragazzi. Io metterei... L'ho messo, okay, io metto perfetto anche un goccino di benissimo brodo che così appunto...
vieni qua, Cristina, sì. Avanti. Vuoi cosa? Chris. No, così, sì, che così, no, che così ringrazio Crespi per questa che era una maglietta bellissima e che ho schizzato abbondantemente di olio. No, spero di no. No, stavo scherzando, okay. Ci mancherebbe. Ilenia sa che mi devo tenere lontana e lo fa, insomma. Infatti dico sempre, spostati. Lontana. Esatto. Ile, dimmi. C'è il taleggio da tagliare un po' la buccia. Ok, faccio io? Sì. Mi sto divertendo come un pazzo. Il risotto diciamo che è uno dei piatti, secondo me, poi alla Veneta, che è difficile sbagliare. Siamo in Veneto e non si può sbagliare. Poi a quest'ora, figurati, ci stiamo avvicinando all'ora di pranzo e io da buon napoletano, sai, devo mettere i piedi sotto la tavola. Una certa diciamo ora. Che per i veneti siamo quasi vicino al caffè. I napoletani hanno appena iniziato a pensarci. Ecco, questa diversità. Esatto, c'è questo scarto temporale che non saprei come chiamare. Mi serve per la manticatura. Come lo vuoi, tagliato a cubetti? Sì, sì, sì. E quindi c'è questa differenza. Mi ricordo quando andavo giù appunto per le vacanze mi dicevano, a che ora tornate? Ah, per mezzogiorno e mezzo siamo... Così presto. Che mangiavi le due e mezzo. Beh, alle due e mezza si iniziava a pensare cosa c'era, soprattutto d'estate. Ma è carino, però insomma mi rendo conto, sì, sono per veramente situazioni completamente diverse. Lo lascio qui? Sì, 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 tanto mi serve poi per la mantecatura finale. E qualche ragguaglio anche da aggiungere, perché io ho una domanda da fare ad Amedeo, Ilenia. Se non no, forse non è stato compreso il perché Arbore mi propone, perché io in realtà suonavo e cantavo lì al Music on the Rocks di Positano, che è il locale più... Cos'eri, più... un crooner? Come era si un dice? Crooner, lui mi veniva a sentire la sera, lui con Marzullo, la veniera. Unforgettable. Quasi. In cose dai, ma era un tambour de femme lui. Beh, io l'ho conosciuto in quegli anni là, sì, insomma. Sì, sì, sì. Sì, diciamo, è vero, no, Amedeo? Diciamo che facevo il mio. Ma da quant'è che sei qua, in Veneto? 16 anni che ho acquistato la lingua ormai. Oddio, no, sto scherzando. Un po' di più in realtà. No, sono... avevo 7 anni, quindi ero un bambino. Ah, proprio giovane. Bene. Si dice giovane. Giovane. Scusami, spieghiamo bene comunque sia. Io abbasserei un po' perché sennò... Ecco, perché dice che altrimenti... Ma dopo volevo asciugarlo. Litigheranno, tra poco litigheranno su due chef. Ilenia, fai come fai con me, eh? No, non mi permetterei mai. Ma tanto lui è buono. Ti volevo dire invece di questa proposta di legge. Bravo, che questo vuoi. Perché sei arrivato alla Camera con questo corto? Perché attraverso tutta una serie di associazionismo dei genitori separati, allora quando io stavo iniziando a girare le scene a Bologna, uscì un articolo sul Corriere della Sera che diceva appunto che con Giannini si sarebbe girato questo film. Certo. E accorsero subito le associazioni dei padri separati, pensa, eccetera, che fame di informazioni, che videro in questo una luce, una speranza. Certo. E quindi mi diedero molto contributo a così morale a continuare, certo, perché era una battaglia che insomma loro vivevano da anni. Io peraltro, nonostante fossero molti anni che vivevo il dramma, non mi ero mai avvicinato all'associazionismo, perché me la sbrigavo da solo, certo, e quant'altro. Invece vedi, l'unione fa la forza, e tu hai portato praticamente alla Camera dei Deputati questo corto dicendo questa legge va modificata, avete perché portato poi è nato una tutta proposta, un'associazione, insomma, un movimento su questa cosa che ha dato luce e speranza a tutta una serie di... Certo. Che hanno visto in me insomma una sorta di icona per anche portare avanti. Anche di portavoce, esatto, poi, ufficiale, no? E quindi la proposta è intesa a modificare la 337 ter nella parte sanzionatoria, quindi per dare efficacia a quella che purtroppo ancora oggi non viene applicata come dovrebbe, cioè la 54 del 2006 sull'affido condiviso, che di fatto non è condiviso, ahimè. E quindi questa è una nostra iniziativa che abbiamo fatto con l'avvocato Vaccaro, che è un giurista molto importante, oltre ad essere un amico, anche editorialista del Sole 24 Ore, che ha scritto la legge con primo firmatario l'onorevole Turco del gruppo misto. Sì, perché poi è trasversale. E poi si sono messi più onorevoli trasversalmente. Adesso il 6. Molto... Vabbè, no, non so quando. Vabbè, insomma, ok. Insomma, varie iniziative. E poi sto portando il corto ovunque in Italia, nei migliori convegni dove ci sono fior di magistrati, avvocati. Sì, perché va sensibilizzata la gente. E ti devo dire una cosa, che contrariamente alle aspettative della provocazione del titolo, ma non vuole, che poi è la mia vicenda vissuta, non è, se fossi stato donna l'avrei chiamato Papà non vuole. Certo. No?
Devo dire che la presenza massiva delle donne in sala con un largo applauso ti ha fatto ben sperare. Mi ha fatto capire che sono sulla strada. Benissimo, ma noi se guarda, Due chiacchiere in cucina voleva proprio dare, vero Ilenia, ne abbiamo anche parlato, sì. Dare spazio a questo tipo di informazione, certo. Perché è importante sapere che ci sono persone che stanno lavorando e... Ci sono papà che non si vogliono prendere cura dei figli, non si prendono responsabilità e sono da condannare anche quelli. Certo. Però non tutti i papà e non tutte le mamme sono così, quindi diamo un buon esempio. Esempio, sì, una buona parola, certo. Per c'è quel, persone. Quel piccolo cameo di Giancarlo Giannini che fa la parte dello psicologo col bambino, che secondo me è bellissimo lì, proprio il anche poi è straordinario, identificativo, sì. Un bambino sì, che sì, ha sì. interpretato perfettamente bene il ruolo. Ma devo dire tutti, l'equipe è stata meravigliosa, certo. Abbiamo vissuto un set meraviglioso, grazie anche a una regia straordinaria di Antonio Pisu, che è il figlio di Raffaele. Grande Raffaele! Che è ancora in attività, hanno appena vinto un premio a Bari per Nobili Bugie, che è il loro film. Il tempo è tiranno. Andiamo in pubblicità, mi raccomando, tornate qui con noi a Due Chiacchiere in Cucina. A dopo. Fuori onda ha detto trattenete il respiro, esatto. Era rivolto a me, stiamo ancora cercando di capire come dobbiamo trattenere il respiro, guarda. Barbato in apnea. Ecco, allora rientriamo con questa fase finale della mantecatura del risotto di fuoco asparagi, spento naturalmente verdi. Sì, io li preferisco ai bianchi perché benissimo. Sono più morbidi, più dolci. Sono più gestibili, sì, sì, con varie ricette. Certo. Mi passi, io naturalmente mettendo il parmesan. Le parmesan, ma tra l'altro io non metto burro perché appunto c'è la parte di taleggio. Hai ragione. Quindi basta. Sì. Basta. Era timido. Allora, finché tu continui con la mantecatura, io volevo raccontare ai nostri Golden Chef che questo corto meraviglioso, Mamma non vuole, è stato premiato a una manifestazione molto importante, allora, a Siena. È stato premiato come miglior corto sociale, okay. Sul piano etico, sì? Di tutti i corti presentati a livello sociale, ecco, a Siena, che insomma è un... Ma la cosa bomba è arrivata dal Canada. Poi abbiamo fatto il Capri Hollywood, dove ho avuto una menzione d'onore con un Vanzina in sala che si è molto commosso. Dai. Sì. E adesso mi hanno chiamato dal Canada, da Toronto, dal Festival di Toronto, che è uno dei primi al mondo, uno dei più prestigiosi, dove presenteranno il corto. Infatti ti hanno chiesto, sì, sì. Noi saremo assolutamente intenzionati a presentare, esatto, questo corto. Mi hanno chiesto loro e tu andrai lì, e tu andrai, giusto? Assolutamente, beh, sì, certo. Perde, insomma, mi pare molto bello. Assolutamente. Guarda che questa crema è meravigliosa, guarda Amedeo. Ecco. Bello. Allora, questo risotto con gli asparagi verdi, adesso io non so quali siano i tuoi gusti personali, scusa perché intanto verdi, qui... Verdi, li prediligo. Esatto. Dicevo giusto appunto. Esatto, non so come si spenga, però... No, ma tranquilla, ecco, così. Va bene? Ok, benissimo. Ovviamente ci chiediamo, risotto così buono, con quale vino andrà abbinato? Se mi segui lo scopriremo, perché lasciamo da sola la nostra Ilenia. A tra poco! Rieccomi Ilenia. E rieccoci. Ma io sento ancora profumino di asparagi. Diciamo che oggi è stata la giornata dei germogli o dei turioni. risotto con gli asparagi verdi, mantecato con il taleggio questa volta. Anche bene. Qui. Sì, aromaticità. Sì. Allora abbiamo scelto un vino ottenuto da un vitigno aromatico. Il Moscato Fior d'Arancio Colle Eugane, azienda Le Volpi, annata 2013. Quindi abbiamo scelto un vino che ha già fatto un certo percorso evolutivo, quindi che abbia anche una intensità un po' più importante e sicuramente ce la farà. Senti il profumo di fior d'arancio, è il tipico sentore del... Lo sai. Lo dice il ragionamento stesso. Proviamo a sorseggiarlo. Anche se al naso i profumi danno l'impressione poi di trovare in bocca qualcosa di dolce, qui di dolce non c'è niente. È un vino imbroglione un po'. Il residuo zuccherino è bassissimo, quindi è un fior d'arancio secco.
E ci serve in particolare l'acidità e la sapidità perché il riso è ricco di amidi, quindi tendenza dolce molto spiccato, bisogna di un vino che abbia acidità e sapidità anche. E questo ce l'ha sicuramente. L'invito al riassaggio è sempre veramente importante. Noi dove lo possiamo trovare questo meraviglioso vino? Bravissima, tutti i vini del Veneto 2157 li possiamo trovare sulla nostra guida online Vinezia. Basta cliccare quando si va sul sito www.aisveneto.it. Vinezia è una guida interattiva. Se tu hai un piatto, Ilenia, e non sai che vino abbinare, chiedilo a Vinezia. Sì, delle volte vorrei chiamare te, però dico no, magari non è occupato. No, vado su Vinezia e appunto riesco a risolvere il mio problema. Ma pensa che ti dice anche, se hai un sigaro toscano, lui ti dice a che cosa lo puoi abbinare. C'è anche il vino per il sigaro toscano. Vai a vedere. Cioè, siete dei grandi. Beh, oltre. Comunque, riassaggiamolo. Siamo? Ci siamo. Siamo pronti con il gran finale. Abbiamo praticamente un menù completo volendo, perché abbiamo un antipastino con una minima dose. Cosa hai detto che è una buona porzione prima? Sì, se mangi da solo questa. Ah, okay, sì. E poi fai un assaggio del risotto, giusto perché sembra brutto lasciarlo lì. Due porzioni di risotto e due porzioni di secondo, va bene? No? Io direi questi due ce li pappiamo io e lei poi. E io bevo acqua, zenzero e limone. Esatto, lei non può perché è in fase di deumidificazione. Ah, ecco. No, deumidificazione. Benissimo. Caro Amedeo Gagliardi, noi non possiamo a te e a tutte le associazioni che diciamo hanno preso te come punto di riferimento i nostri migliori auguri perché papà e mamme finalmente possano riabbracciare la e genitorialità. E soprattutto che i figli possano godere di entrambi i genitori. Eh sì, assolutamente. Velocemente un sito a cui possono... www.mammanonvuole.com, trovano tutto. Perfetto, anche trailer, la tua canzone? La canzone, il backstage, ecco. Tutte le iniziative, cosa farò in futuro. Insomma. Bene. Io senti, sei stato talmente bravo che... No, sto scherzando. Questo è il nostro ricordo per te, per essere stato ospite di Due Chiacchiere in Cucina. Sarò a Toronto, lo dobbiamo dire. Certo, assolutamente. Col grembiule? Esatto. Perché no? Potrebbe essere una buona idea. Invece per quanto riguarda noi, carissimi Golden Chef, tutti i social possibili immaginabili, per quanto riguarda YouTube, ricordate di andare a vedere Due Chiacchiere in Cucina, ma cliccate iscriviti, perché così arriveranno tutte le notifiche delle puntate che potrete vedere, rivedere, finché non vi viene la nausea. Ma anche per poi ripetere queste ricette se magari vi siete persi qualche particolare. Benissimo, che magari è per colpa mia perché ti ho un po' scavalcata, insomma va bene. Un grazie a tutti, vi vogliamo tanto bene e continuate a seguire Due Chiacchiere in Cucina. Baci. Buon appetito. Grazie Amedeo. A presto.